E allora sarà l'anno di Insigne, di Lorenzo il Magnifico, staremo a vedere, certo che se lo augurano lì zona Napoli. Si parlava della Juventus, intanto l'anti-Juve, beh, possiamo accreditare anche l'Inter, agli stessi punti in classifica e sarà la prossima avversaria dopo la sosta della squadra di Antonio Conte. Inter che è passata su un campo difficile, quello di Catania. Ultime ore di calciomercato, abbiamo sentito poco fa Alessandro Sugoni, tra poco torneremo lì, ma alla Tacquark non c'è soltanto lui, c'è anche Mario Giunta che ha beccato, guardate un po' chi, uno dei nomi sui quali ragioniamo e non solo per questa sessione di mercato, quello di Nainggolan. La squadra, però, l'affare più costoso della storia del calcio si è concluso, non è italiano, è spagnolo, tra Spagna e Inghilterra. Il trasferimento finalmente di Gareth Bale si è presentato, ha salutato tutti e ha detto voglio vincere, farò vincere la decima Champions League a Real Madrid, almeno si impegnerà visto quanto è stato pagato. È il primo giocatore gallese nella storia madridista, è il tredicesimo britannico e arriva dopo David Bale. Per 100 milioni di euro, magari poteva impegnarsi un po' di più. Il 14 settembre per vederlo in campo contro il Villarreal. Un po' di gol in attesa, magari di quelli di Bale, che sa fare anche i gol. Arrivano dal Brasile con la vittoria del Corinthians sul Flamengo e dall'Argentina con il Boca che ha vinto contro il Vélez. Occhio che è andato in gol, doppietta anche Pato, a proposito di Milan. Lunedì la giornata giusta per andare a vedere, tornare a vedere i gol, anche quelli che sono stati segnati nell'Eredivisie, nel campionato olandese. Non è affatto il PSV, però vedrete le migliori azioni della squadra che ha affrontato e perso contro il Milan ai preliminari di Champions, il Feyenoord, ma cominciamo dall'Ajax. Chi non sbaglia e ci sta sorprendendo è Leighton Hewitt, infinita storia tennistica per lui agli US Open, è ancora impegnato lì, è tornato agli ottavi a giocare, agli ottavi di finale a 7 anni dall'ultima apparizione. Ha battuto un russo, adesso gliene tocca un altro, Usni.